risiedono nel nostro territorio, il cosiddetto ius soli. Sul tema dell'accoglienza abbiamo trovato anche delle resistenze, poche, ma ci sono state. La nostra comunque è una battaglia di civiltà, perché prima degli umori di piazza, prima del consenso elettorale, abbiamo messo in primo piano questi esseri umani che molto spesso fuggono da luoghi di miseria, di torture e di guerra. È stato avviato un rapporto di collaborazione serio con Calabria Etica, che ha portato ad avere la presenza di alcuni validi professionisti nella nostra comunità a sostegno di alcuni minori in difficoltà. Subito dopo Ferragosto firmerò una convenzione sempre con Calabria Etica, che la Giunta Comunale ha già approvato, che ci permetterà di entrare nel circuito dei centri famiglia. Tre lavoratori in mobilità in deroga hanno collaborato per 6 mesi con noi, sono stati pagati dalla Regione Calabria e hanno svolto mansioni manutentive presso il nostro ente. Adesso verrà pubblicato un nuovo bando al quale nuovamente parteciperemo. Ci siamo anche attivati per portare a Gasperina qualche LSU in più. Abbiamo già individuato qualche figura intenzionata a chiedere il trasferimento e abbiamo avviato le procedure con la Regione Calabria. Anche il cimitero comunale è stato interessato dalla nostra azione di governo. Un geometra dell'ufficio tecnico per 2 mesi si è dedicato solamente a mettere ordine ai loculi cimiteriali, a volte individuando i proprietari, le scadenze delle concessioni e gli eventuali debitori. È stato modificato il regolamento mettendo mano al periodo delle concessioni e sono state indette alcune manifestazioni di interesse, una per la manutenzione e la sepoltura e l'altra per le lampade votive. Da qui a qualche mese, anche se ci dovremo difendere da qualche ricorso in atto, porteremo a termine anche ciò. Sulla rete idrica siamo intervenuti per migliorarla, soprattutto nelle zone marine. Penso alla frazione Alunci, a località Criti, ma anche nel centro storico. In alcune zone dobbiamo registrare qualche deficit di efficienza, dovuto soprattutto alla rete vecchia e arrugginita. Ovviamente stiamo facendo il possibile per sanare questa incresciosa situazione. La questione ambientale e la difesa del territorio ci hanno impegnati molto. Abbiamo realizzato 2 canaloni per la raccolta delle acque piovane nelle zone marine. Abbiamo partecipato a tutti i bandi ministeriali e regionali volti alla tutela del territorio. Con il consorzio di bonifica siamo intervenuti per la pulizia e la manutenzione di molte strade interpoderali. Su alcune di esse siamo in ritardo con alcuni interventi sul manto stradale, ovviamente per mancanza di fondi. Penso per esempio alla strada di località Marcuccio e a quella di località Volo. A chi abita lì è necessario che io chieda scusa per questi ritardi. È stata avviata la raccolta dell'olio esausto, uso alimentare, portando a termine una convenzione che era stata stipulata dalla passata amministrazione. Dal 1° agosto è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Su questo fatemi spendere qualche parola. Ho insistito moltissimo con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti per far partire la differenziata da subito, poiché mi rendevo conto che la situazione del conferimento in discarica stava peggiorando. Ho insistito sapendo dei disagi che si andavano a creare e dell'impreparazione sia da parte di molti cittadini che della ditta a praticare questo nuovo sistema di raccolta. I primi passi comunque, dopo pochi giorni, sono molto incoraggianti, soprattutto nel centro storico. La situazione della discarica è sempre critica, anche se un po' meno rispetto a qualche giorno fa. Ho dovuto scrivere a Sua Eccellenza il Prefetto per farci fare dalla Regione Calabria un'apposita ordinanza, visto che c'era la festa patronale. Devo dire che anche in questo caso la Prefettura di Catanzaro, attraverso il viceprefetto, il dottor Caccuri, si è attivata e abbiamo raggiunto un ottimo risultato. Abbiamo conferito i rifiuti in discarica giorno 5 di agosto, ma anche ieri e oggi. Domani dovremmo restituire l'intero paese alla normalità. A voi cittadini, pur capendo i vari disagi che si potrebbero venire a creare, vi chiediamo un impegno forte nel differenziare il rifiuto e una pazienza certosina nel comprendere eventuali nostri errori gestionali in questa prima fase. Ci siamo dedicati, anche giusto per fare qualche altro esempio,
al risparmio energetico, all'approvazione di molti regolamenti comunali, all'organizzazione degli uffici, all'installazione di un POS per il pagamento di alcuni servizi comunali, all'approvazione del piano speditivo di protezione civile, alla catalogazione dell'archivio comunale tramite l'intervento della sovrintendenza archivistica della Calabria, a dare un forte impulso al PIP e al PSC e a molto altro. Questo è il nostro rendiconto, molto sommario, di questo primo anno di consigliatura. Abbiamo pensato solamente a governare, evitando, anche quando alcune affermazioni lo rendevano necessario, di polemizzare con qualche nostro oppositore. Abbiamo lasciato passare tante cose, convinti che l'anno zero, che spesso qualcuno enfatizza, è un esercizio autoreferenziale, talvolta narcisistico. A ben valutare quanto da me esposto, questo anno zero non esiste, se non nei sospiri utopici di certe sparutissime minoranze, rispettabili ma sovente improduttive. Abbiamo lavorato mettendo al centro il concetto di responsabilità. È un'idea prosaica che non accalora gli animi, che non entusiasma, che certamente non crea consenso elettorale, ma che è necessaria. Sono convinto che abbiamo commesso molti errori, che molto ancora avremmo potuto fare, che molto resta da fare. Sono anche convinto che le aspettative di tanti non siano state ancora soddisfatte, ma abbiamo parlato alla testa del Paese. E quando si parla alla testa, i progetti belli, quelli supportati dalla razionalità del non fare presto e male, possono subire critiche, creare confusione. Dico sempre che quello che nell'immediato appare il meglio può non corrispondere alla lunga a ciò che deve essere bene. Questo vale sempre, figuriamoci nell'ambito politico. A tutti voi cittadini chiediamo pazienza, impegno, sapendo che stiamo attraversando una fase importante, caratterizzata da cambiamenti, che non deve subire adesione o repulsione emotive, ma che deve essere vissuta in tutta la sua intensità. Auguri a tutti e buone vacanze.